dinamica abbastanza complicata. Si sta ragionando sul discorso dell'aliquota base. Sì. Ragionando sul discorso dell'aliquota base, lo Stato ha dato delle previsioni e ha detto di fare il bilancio, quindi naturalmente sulla base delle loro previsioni. L'amministrazione quello che ha detto il Ministero. Sì, esatto. A questo deve aggiungere però i soldi in più che dovrebbero entrare in comune di Nogara sulla base dell'applicazione, della variazione delle aliquote che è stata fatta con la delibera insieme al bilancio, in cui è stata diminuita quella della prima casa e aumentata quella degli altri fattori grandi. Il numero che viene riportato lì è sempre riferito al discorso dell'aliquota base, a questo deve aggiungere un altro centinaio di migliaia di euro, relativo alla variazione delle aliquote. Ecco perché forse non si trova la previsione dello Stato differisce dai dati previsionali della banca dati del comune, così come per altri comuni. Perché infatti io vedo che c'è sulla previsione c'è una diminuzione di 145.000, ok? Cioè sono le cose che portano 1.676 la previsione, giusto? La previsione all'aliquota base. All'aliquota base. Che poi viene portata in aumento per 148.000 euro. Il fondo sperimentale. Fondo sperimentale. 145 con la compensazione, poi ci sono le altre due variazioni perché è stata ridotta una riduzione del decreto legge Monti, per cui sono arrivati 18.000 euro in più. E dopo però ci sono in meno 15.000 euro per il decreto della spending review, quindi la differenza sono altri 3.000 euro in più. Però i 145.000 euro di in meno che ha rivisto lo Stato, rifacendo i conti, diciamo, per il sindaco, sono stati compensati dal fondo sperimentale di equity. E la stessa cosa dovrebbe succedere per non è un problema sul mio no. L'ultima cosa, se non so se è chiaro o sul discorso dei proventi servizi cimiteriali, che sono 50.000 euro in un aumento, sono tutte le accumulazioni. Sì, sono le tasse, il corrispettivo che pagano per le accumulazioni, poi però dobbiamo farle, quindi quello che chiediamo. Perché abbiamo una previsione, vedo di 88.000 euro dall'altra parte, cioè da ottobre a dicembre. Sono circa 300 interventi da fare che stiamo programmando. Abbiamo prenotati? Cioè ci sono rinnovi delle... No. Allora, come calcolate di prevedere? No, una cosa sono i rinnovi delle concessioni e lì abbiamo già superato le previsioni, quindi 80.000 euro, 88.000 euro. E quelle sono le concessioni. Questi lì sono invece i proventi dei diritti sul servizio materiale. Questo deriva ancora da quanto aveva stabilito il commissario l'anno scorso, che aveva noi avevamo fatto stimare le spese per ogni intervento, ogni singolo intervento per tipologia e le tariffe per questo servizio erano state adeguate al costo. Quindi noi abbiamo preventivato sulla base del numero di interventi da fare quanto sarà il costo che dovrà coincidere con l'entrata che deriva dalle tariffe. Questo nel peraltro del bilancio di previsione non se ne era tenuto conto? Questo se ne era tenuto conto in parte perché ovviamente adesso abbiamo fatto il censimento di tutti gli interventi da fare e abbiamo scoperto che abbiamo parecchie cose da interventi da fare, circa 300. Quindi 88.000 euro sono già dal rinnovo? Gli 88.000 euro sono i rinnovi delle concessioni regionali, ma quello è una cosa. Gli altri invece c'è l'altra entrata che è prevista dalle tariffe. Non mi torna. Cioè, praticamente. Perché avevamo già previsto una parte di interventi già all'inizio con un bilancio.
quindi io non avrò una maggiore entrata adesso di 50.000 euro, avrò un'entrata di 50, di cui 23-25 erano già previsti, quindi ho una maggiore entrata prevista per gli interventi che devo ancora fare. All'ottobre dicembre questo, considerando che a novembre bisogna settare il bilancio di un mese circa, da metà novembre a metà dicembre. Cioè tu, se vuoi, il comune ti conta di incassare quella somma lì. Gli interventi da fare sono quelli. Quindi insomma, devo sperare di vedere dei rinnovi e vedere. No? Sì? No, i rinnovi nessuno è ancora. E quindi sono interventi di, proprio di estimulazione e esumazioni da fare, per i quali i familiari sono chiamati a pagare qui. Signor Rimano? Dovrò... Sono due capitoli distinti in bilancio, uno che riguarda le concessioni e l'altro quanto riguarda i servizi legati alle esumazioni e estimulazioni. I cittadini pagano anche quei servizi, ma in entrata c'è un capitolo. Allora, queste entrate vanno a coprire le spese relative al servizio, perché per estrumare oppure per il defunto che va estratto, evidentemente il comune subisce delle spese. Questo introito va a compensare le spese. Quindi pareggia. Verremo a quello poi. Poi in fase di assestamento. Ovviamente. L'amministrazione passata, che il 21 dicembre ci aveva incassato 900.000 euro in 9 giorni. È incassato in gennaio. Succede. Ma infatti si sa che un altro contadino non per colpa dell'amministrazione. No, credo che non sia un problema, sì, no. Poi parleremo, ci sarà un problema. Chiedo, il nucleo di valutazione è stato pulito, non c'è più? Il nucleo di valutazione interno, quello costituito per la valutazione del personale, eccetera, eccetera. Diciamo che era scaduto successivamente alla fine dell'anno. Quest'anno l'amministrazione stava valutando se fare un organismo unico di valutazione, sa che adesso c'è l'OIB, sarebbe col decreto Maroni. Dovrebbe esserci l'OIB. Quest'anno l'amministrazione, visto che era scaduto successivamente all'inizio dell'anno, ha preferito dare al segretario il compito di andare a valutare unicamente. La valutazione è stata per un ex segretario, sì. Anche per risparmiare. Adesso c'è un problema più in alto, che facevano anche il segretario che faceva parte del mondo. Esattamente. Vedo che c'è una valutazione di un minto per quanto riguarda prestazioni professionali, da 3.000 si incrementa di 5.000 euro. Cos'è la cambiare di esterni questa previsione di aumento? Ufficio tecnico della fattispecie. Specie. Sì, non parlo con i più comunitari, stiamo facendo qualcosa del canove, stiamo facendo con i carichi esterni? Il catastro. Allora, grazie per i chiarimenti. Ho visto che l'avanzo di amministrazione è per metà utilizzato e metà utilizzato in stand by, visto che si naviga a vista, non per problemi interni, ma perché la questione di Limu effettivamente ha creato molte difficoltà. E si crede anche con le mani davanti però con questa delibera, perché si dice che laddove non si dovesse riuscire ad integrare quelle che sono le coperture, si fanno delle previsioni di aumento delle aliquote, giusto? Sia per quanto riguarda l'addizionale comunale, sia per quanto riguarda l'IMU, laddove questo lo si dovrà decidere per il 31 ottobre, giusto? Si dovrà vedere di apportare i correttivi. Allora io dico che sulla base di questi dati che ci sono portati a discutere questa sera, a parte che la vecchia solita polemica di dire ma perché avete previsto 1.821.000, poi viene rivisto 1.000.000, io cerco di essere onesto intellettualmente, dico è vero, poi mai come quest'anno con la questione dei vini effettivamente ci si è trovati nella situazione di dover valutare. Ma perché non prevedere, ad esempio, nell'ambito delle gestioni interne a questo punto, piuttosto che soltanto una previsione di aliquote, quindi di maggiori imposte che vengono scaricate sui cittadini, perché l'aliquota
sull'IRPEF va a incidere direttamente sui redditi dei nostri cittadini. Non si prevede anche al contempo una limatura di alcune spese per quanto riguarda la gestione. Perché io sono d'accordo che bisogna ragionare di previsione e visto anche le normative strette che ci sono, bisogna fare in modo di non trovarsi scoperti. Però fare soltanto una previsione di aumento delle tasse senza al contempo prevedere anche qualcosa di riduzione della spesa mi sembra che sia uno sbilanciamento sempre in favore di coloro che devono pagare, perché comunque l'IMU sta pesantemente gravando sulle tasse dei cittadini, non solo magari, perché comunque i dati confermano che c'è una forte recessione in atto, una forte crisi di consumi, perché i dati confermano che c'è un grosso problema occupazionale, perché da quello che risulta l'accesso alla richiesta di servizi, soprattutto dei sociali di questo comune, è in aumento, come in aumento di tutti i comuni, e quindi con la necessità di reintegrare su, quelle cose, su quegli ambiti di intervento lì, e quindi pensare di andare a gravare ancora una volta sugli aumenti di aliquota, sinceramente, fermo restando che bisogna vedere che cosa si deciderà anche a livello nazionale su tutta la baradana di queste imposte, però secondo me sarebbe stato anche più come si dice, previdenziale, per cui visto anche delle, dove si può fare, logicamente, che non vogliono tagliare i servizi, delle previsioni di riduzione di spesa. Da questo punto di vista ho visto anche che praticamente vengono praticamente tolti in diminuzione, ci sono 9.000 euro su 10.000 stanziati per quanto riguarda il materiale igienico sanitario del nido. Come mai c'è una diminuzione praticamente si rimane con una sestata di 1.000 euro? Perché serve meno. Quindi da 10.000 euro di materiale igienico sanitario al nido si passa a 1.000 euro. Ok, e questo perché c'è meno afflusso al nido? O forse perché sono aumentate le rette? No, sono aumentati gli scaglioni ISEE? Ho modificato gli scaglioni ISEE, però anche perché comunque la prima, il primo scaglione l'ho diminuito di 50 euro, il più basso. Secondo scaglione l'ho diminuito di 25, logicamente ho, meglio, esaltato, ho rimodulato anche gli scaglioni, quello più alto, oltre i 20.000 euro, l'ho aumentato, non ho nessun problema a dirlo, anche perché se diminuisco aumento un reddito superiore ai 20.000 euro. Io dico che in materia di nido, materia di scuola, eccetera, eccetera, non si deve mica ragionare nell'ottica di aumentare, ma se la gente non iscrive i bambini a nido, come mi sembra che avevano già esposto molte mamme a te, assessore, in materia, è anche dovuto al fatto che il nido è diventato effettivamente, con questa modifica di scaglione, è diventato impegnativo. Però pagano a 420 euro al mese, che per essere un asilo nido comunale non è cosa di poco momento. Più basso, sì, ma si parla di scaglione alto, ne parleremo, perché poi c'è la previsione di esternalizzare completamente il servizio, visto, perché vedo che c'è anche una diminuzione sempre sull'asilo nido, vedo, no, c'è un aumento, anzi scusate, il servizio mensile qua di 22.000 euro, come mai questo? Sui servizi di somministrazione pasti, perché comunque è stato... È coperto le tasse. Come si pagano, gli adulti pagano le tasse? No, ma c'è scritto, il servizio mensile qua di IVA, come mai è per pagare il IVA questo qua? Posso rispondere? Sì, prego, Filippo. È la copertura di una spesa indipendente che un lavorante del nido è stato sostituito e quindi lì c'è un aumento perché è una ditta che sta facendo quel lavoro. La quota comunale con la quota che adesso lavora in segreteria. Quindi abbiamo preso, abbiamo assunto. Abbiamo integrato il capitolato della CIR, diciamo così, che attualmente è la società che gestisce le mense per quella spesa. Questo per dire, perché appunto sono stati modificati gli scaglioni ISEE, tanti genitori che prima passavano, pagavano una quota, adesso sono passati nella quota piena, diciamo così, e pagano di più. Questo, tanti. L'anno scorso mi sembra che sia stata la riduzione di... Tu sai quanti bambini c'erano l'anno scorso e quest'anno? Allora, l'anno scorso è stata tolta una sezione. Sì, ma dall'anno scorso a quest'anno, sai quanti? No, non è diminuito. Vabbè, comunque l'anno scorso è stata diminuita la sezione, non mi sembra che sia stata ma non era stato me-
dici che è diminuito perché c'è più problemi. C'erano meno bambini, è stata fatta una sezione di meno. Sì, ma meno bambini vuol dire che è aumentata. Tu stai parlando del tariffo di quest'anno, non è diminuito la frequenza. Facciamo un ragionamento complessivo. Non è vero. Mi hanno investito della questione, ne sto parlando, ma se sono lasciato. Allora io dico, ci sono probabilità che, virgolette, persone che pagano la tariffa, virgolette, che adesso è diventata più alta, possano scrivere altrove il bambino, perché questo è quello che si prospetta, e che a copertura di quelli che escono entrano bambini delle fasce più. Ad oggi non è così. Beh, mi sembra che sia così. No, ad oggi non è così. Comunque, ad oggi non è così. No, a parte che la fascia più alta sono in tre, cioè adesso in tre, no, tantissimi in tre. Comunque, sembra di capire che dobbiamo aumentare le fasce più deboli. Ma no, io sono d'accordo, ma cioè, io dico che la gestione di un servizio no, cioè, lo stesso non è debole, cioè capito, debole offshore, cioè secondo me è un servizio. Qual è la soluzione? Secondo me è quello di, virgolette, prima di tutto, di valutare bene prima di esternalizzare tutto il servizio, se sia più conveniente, sia dal punto di vista gestionale, sia dal punto di vista di costi. Perché poi la gestione di un servizio nido comunale, che non l'ho fatto io, l'ho trovato, e questo lo dico perché bisogna sempre essere chiari, un servizio che ha sempre funzionato bene, nel momento in cui viene gestito dalla pubblica amministrazione si ha la possibilità di un intervento di correttivo diretto, nel momento in cui... Sai quanta gente privata c'è pubblica adesso? Quanto? È già esternalizzato, dai! Alcune le porterete dentro a fine anno, giusto? Ma non tutte! Ma comunque è stato un progressivo, certo. Bene, allora dico, se lo manteniamo abbiamo la possibilità di fare correttivi. Che hai fatto tu, non noi. Va bene, le ho fatte io. Ma io non ho mai esternalizzato il servizio del NIT. Perché? L'ho mantenuto nei limiti delle possibilità di assunzione, che noi faremo enorme, e non vado mica esternalizzato. Questa è la soluzione, ti sto dicendo, la soluzione ti incazzi. Ma non mi incazzi, è perché stai dicendo che non bisogna fare le cose che hai fatto tu, un po' di coerenza. No, non è proprio così, difficoltà, io ti sto dicendo, tu devi cercare di non esternalizzare, anche perché l'esternalizzazione del servizio... Non viene esternalizzato, chiaro, verrà mantenuto il controllo. Va bene, ne parleremo, comunque i genitori se ne accorgono di queste cose, minori bambini iscritti, minori entrate dirette, e di conseguenza la necessità di dover integrare. Quindi chiudo, ma che tanto è cosa? Abbiamo meno costo, quindi potremmo aumentare le aliquote sull'IRPEF comunale, sul gestionale comunale, quindi come quant'altro. Io dico questo, la previsione è entrate e spese dell'asilo nido, c'hanno due cose, tutto il bilancio. All'atto, sono andato a prendere una voce che c'è nell'allegato 2, mi sembra di aver parlato. Meno bambini all'asilo nido. Mi sembra di aver parlato, di aver chiesto sul cimitero, mi sembra di aver chiesto sul servizio interno per quanto riguarda il personale, ho chiesto su varie cose, non solo sulla tua. Allora io dico questo, la previsione è che se ci sarà necessità si andrà ad aumentare la tassa, questa è la verità, in Agrarese pagheranno di più a fronte di un'amministrazione che da un punto di vista gestionale sta gestendo soltanto servizi, che non sta facendo nulla di nuovo, non sta facendo nulla di quanto ha promesso che avrebbe fatto da tanti punti di vista sotto il profilo pratico, perché poi anche andare a dire che per esempio la sfaltatura l'ha fatta l'amministrazione quando sappiamo bene che la sfaltatura la sta facendo non la strada, nessuno, insomma, così si dice, così si scrive. No, capito, che l'ha detto, dimmi. Non dire falsità continua. E soprattutto dici sempre falsità. Il trasporto scolastico costava 50 euro all'anno,
poi è passato a 200 euro all'anno in due rate. Okay. Quindi se io aumento, ma i libri sono aumentati dalle case editrici, sì, 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 basso, guarda, 200 euro l'ho trovato. Io ritengo che la Cina, benissimo, io credo che questa sia una previsione soltanto che ci porterà a maggiori oneri e maggiori tasse a fronte di un'inerzia amministrativa conclamata, che pertanto personalmente non voterò a favore. Vero che però vado ridotto sul punto anche la volta scorsa. Capire nello specifico i punti successivi. Il blocco temporaneo di tutti i
pagamenti in conto competenza delle spese in conto capitale, verificando la possibilità di certificazione del credito di cui alla vigente legislazione, la possibilità di effettuare pagamenti in conto residui delle spese in conto capitale senza incidere sui saldi per 93.300 euro di euro, che a quanto capito sono i 160.000 euro di prima dell'aiuto che viene dato comunque l'incentivo praticale da parte della regione, meno pagamenti che sono già stati effettuati, e la valutazione sull'eventualità di effettuare pagamenti in conto capitale in relazione a successivi miglioramenti dei saldi di competenza mista in riferimento all'obiettivo del patto di stabilità 2012. Queste sono le domande, dopo che mi piacerebbe anche una spiegazione, perché se la situazione è come penso, che nel momento in cui la fotografia che abbiamo attuale non dovesse migliorare, il blocco temporaneo di tutti i pagamenti, eccetera, eccetera, vorrei capire anche nei rapporti con fornitori o quant'altro, se il Comune di Rosario in che posizione si mette. Su quanto riguarda invece le varie relazioni che sono state fatte da tutti i vari responsabili o comunque dei vari settori amministrativi del Comune, si vede quanto probabilmente ci siamo raccontati anche a giugno e quanto è uscito questa sera, cioè un'amministrazione dove a distanza di un anno e mezzo dal vostro insediamento ancora si fatica a capire se l'impronta che avete dato sia diversa da quella dei commissari. Dico questo perché a livello di programmazione non si va oltre a una normalissima gestione obbligatoria per chiunque comunque amministri un comune. Dico questo prendendo spunto anche da alcuni capitoli che vedo qua. Allora, per quanto riguarda il settore amministrativo, volevo chiedere, la stagione teatrale scorsa è stata svolta effettivamente con la compagnia dell'Arca con un esborso di 12.000 euro. Per quanto riguarda invece la stagione attuale, per mettere a risposta anche a fine del mio intervento, come si pensa di strutturare, se ci sono già delle ipotesi di eventuale spesa come programma, se c'è comunque l'intenzione ancora di continuare con la stessa compagnia di prima. Mentre per quanto riguarda la programmazione dello sport e della ricreazione, gli 11.300 euro che sono stati dati alle associazioni con finalità sportive, se si possono suddividere tra i vari soggetti comunque che ne hanno beneficiato, dopo ci ritroviamo ancora gli 80.000 euro per servizi cimiteriali, ma ne abbiamo parlato prima. Allo stesso tempo in un intervento dove andavo a sottolineare che poco si capiva in merito alla differenza tra un lavoro commissariale e un lavoro della vostra amministrazione, lo vedo anche nella relazione soprattutto che riguarda i lavori pubblici. Se prendiamo la relazione del terzo settore, dove ovviamente nulla c'entrano i dipendenti comunali, cioè che questa è un'emanazione ovviamente della parte politica, ritorniamo al discorso che facevo prima, dove le perplessità che avevamo portato avanti in sede di bilancio di previsione nell'affrontare il piano delle opere triennali, dove dicevamo che troppe cose erano vincolate ad entrate incerte, lo rivediamo questa sera effettivamente qua, perché se guardiamo il secondo punto, anche qua non so se mi risponderà Pasini, sulla manutenzione straordinaria del cimitero comunale primo stralcio, ho visto che era stata fatta la richiesta ancora qualche mese fa, per la realizzazione dell'intervento è stato richiesto in data 12 giugno, apposito finanziamento della Regione Veneto, ma volevo capire appunto se una risposta da parte della Regione c'era effettivamente stata, o altrimenti se comunque avete già provveduto con qualche strumento o altro. Vedo la stessa cosa nella manutenzione straordinaria dell'asilo nido comunale per l'adeguamento degli impianti tecnologici, anche qua avevate fatto una richiesta alla Fondazione Cari Verona ancora in data 28 febbraio, anche in questo caso capire un attimo come sono state le risposte o eventualmente se avete provveduto ancora a richiederlo, mentre il passaggio successivo dove si parla della riqualificazione degli impianti di nominazione pubblica primo stralcio e la ridimatura delle strade comunali primo stralcio, c'è scritto che le opere inserite nell'elenco annuale 2012, quindi presumo nel piano delle opere triennali per quanto riguarda la modalità in corso, non si è ancora potuto procedere in mancanza di finanziamento. Dopo, come al solito, come era già accaduto con Moreschi in occasione del decoro urbano, anche la realizzazione di Posteggi Rosa è diventato qualcosa di su sensibilità vostra, nel senso che vedo che è stato un percorso di portato avanti su atto di indirizzo della Giunta e non nata da una norma.